Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, apriamo il sipario e accogliamo lei, Irene Grandi. Ciao, bentornata, mi viene da dire. È vero, bentornata anche a te, grazie, bentornata a Radio Bruno. Ti abbiamo aspettato tanto, ci hai fatto soffrire un po' con questa mancanza. Te lo dico perché spesso l'affetto, noi i tuoi i brani li abbiamo sempre passati. Ma Irene Grandi, ma perché non la sentiamo più come prima? Poi all'improvviso la buona notizia, Irene Grandi al Festival di Sanremo, cosa ci dobbiamo quindi aspettare? Sono molto felice di essere qua proprio per tutti quelli che hanno tenuto duro e mi hanno continuato a seguire nonostante magari appunto abbia fatto anche delle scelte di fare cose un pochino diverse, di uscire un po' dal mio percorso diciamo principale e fare un po' di arricchimento artistico attraverso progetti un pochino più paralleli insieme a Bollani nel 2012, insieme ai Pastis con Lungo Viaggio nel 2018 e sono passata poi invece quest'anno a fare un disco di grandi successi rivisitati, reinterpretati, fatto dei duetti con un disco dedicato al 25esimo compleanno. E cosa succede? Che alla fine diciamo del percorso arriva il regalo più bello che è questa canzone scritta da Vasco Rossi, Casini, Righi e Curreri che mi riporta proprio al centro di questo momento diciamo sanremese con una grande energia, con una grande carica, con una canzone veramente perfetta per me. Che non vediamo l'ora di ascoltare, questo lo diciamo, e si va a comporre un trittico, cioè la terza canzone che segna, credo, dei momenti importanti della tua vita come donna, come artista, perché sono arrivate queste canzoni scritte da Vasco e da Curreri in certi momenti e hanno segnato la tua carriera, quindi ci aspettiamo che anche questa faccia lo stesso. Beh, credo di sì, è sempre molto a fuoco il pensiero di Vasco su di me, non so, mi sa leggere, mi sa, forse per certi versi ci assomigliamo o comunque lui mi sente e capisce, mi capisce, cioè, devo dire che questo, avete potuto vedere il testo di questa canzone, mi descrive molto bene nelle mie, anche nei miei difetti, nella mia umanità, però descrive anche molto bene il sentimento sempre verde del momento in cui canto, del momento in cui mi esprimo con la voce, che è un momento in cui vivo in quel momento solo, sono nel presente, sono completamente all'interno della canzone e vivo un momento di magia, quasi come se fosse una cosa più grande di me che mi attraversa. E questo è una grande fortuna che io credo tutti, no? Hanno un talento, una cosa in cui si sentono davvero rappresentati e nel momento in cui vivono quella esperienza si sentono finalmente io. Volevo dire, è il titolo, d'altronde era poi tutto quanto un programma. Potremo al termine di questo festival venirti a vedere live? Certo, sì, perché a marzo ho già in programma una tournée nei club, perché proprio sulla scia di questa storia che ho voluto raccontare attraverso questo album grandissimo che racconta la mia storia, ho voluto un po' anche ripercorrere certe tappe e ancora più bello è stato poterla ripercorrere anche con Vasco, proprio arrivando al terzo pezzo insieme e praticamente ho voluto tornare nei club proprio perché è un po' da lì che ho iniziato. Quindi mi piaceva tornare a contatto col pubblico lì vicino e quindi farò una tournée a marzo nei club. Che non vediamo l'ora anche in questo caso di poterti seguire. Arriviamo alla serata di giovedì. Anche lì ci puoi dare qualche anticipazione? Cosa ci dobbiamo aspettare? Come è nata l'idea di questo duetto? Perché la scelta della canzone? È una scelta degli anni 60, di una canzone degli anni 60, La musica è finita, è una canzone molto bella, poi io amo quel periodo, è un periodo che aveva una stile nella scrittura delle canzoni che io adoro, rende melodico ma nello stesso tempo c'è anche della grinta e anche della malinconia, un altro lato di me che mi piace
come dire, raccontare con la musica. E praticamente questa canzone mi ha subito, come dire, colpito tra nelle belle canzoni degli 70 anni di Sanremo, anche proprio per la forza di chi l'aveva anche scritta, cioè Bindi e Califano, altri due grandi autori un po' fuori dal coro, e Lavanoni, che la interpretò nel 67 a Sanremo, che è una icona e per me anche un grande esempio. Adoro anche la sua musica, quindi mi piaceva fare un omaggio in grande stile al 70° di Sanremo. E inoltre ho invitato un ospite che è Bobo Rondelli, un altro di quei cantautori un po' fuori classe, un po' quello che a scuola sarà sicuramente andato male, credo, perché è proprio un originale, ma nello stesso tempo un personaggio un po' maledetto, che ha un fascino un po' dell'uomo di strada, con quella malinconia, con quella anche appunto sentirsi un po' emarginato, che secondo me su questa canzone era perfetto. Poi ha una voce, ragazzi, la sentirete, che si sposa con la mia in un modo favoloso. Ma non vediamo l'ora, ti dico la verità. E poi ti porto i complimenti, perché Irene sei splendida. Sei l'immagine, cioè, sai che una magari dice dove sarà stata Irene? È stata a ringiovanirsi probabilmente, in qualche modo. Se tu non portassi in giro l'idea dei 25 anni, tu potresti dire sono 15 anni di carriera. Grazie, bella. Ma sì, è la verità. No, ti ringrazio, sono contenta perché sono così, proprio per queste anche scelte che sono state per me davvero un arricchimento, anche a volte... sentire che potevo essere un artista un po' a tutto tondo, che non ero un po' vista solo a due, cioè la prospettiva, quella del piatto, che era quella che naturalmente viene più fuori, magari quella parte grintosa di Irene è la prima che viene all'occhio, però io avevo bisogno di esplorare le altre parti per poi riportarle in questa magari canzone anche di adesso, che forse è una canzone un po' più tosta, che però, ecco, sento proprio la consapevolezza di anni vissuti magari un pochino più a studiare e a arricchire la mia esperienza. E con questo il tuo segreto svelato, quindi evidentemente seguire le proprie esigenze, le esigenze dell'anima, porta a degli ottimi risultati. Quindi grazie mille Irene, ti chiedo l'ultimo sforzo, un saluto in questa camera dedicato a i nostri, questa giusto? Sì? Ai nostri ascoltatori e ascoltatori di Radio Bruno. Ciao amici di Radio Bruno, un bacione grande da Sanremo, da Irene Grandi. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,